Eccolo qui, questo è il libro di Francesco Lorenzi, La strada del sole, che insieme, come vedete, al gruppo vicentino dei The Sun, ciao ragazzi, ciao. Eccoci qua. Allora, verrà presentato in questa serata qui all'oratorio Salesiano Don Bosco di Cerignola. Allora, ragazzi, Francesco, raccontaci com'è nato questo libro. Nel 2013 la casa editrice Rizzoli mi ha chiesto di mettere nero su bianco la nostra... Poi, tra l'altro, sappiamo che da qui è nata una storia in cui dal punk siete arrivati a quello che è nei valori cristiani e di Dio. Beh, diciamo allora che io sono Gianluca Negozzo, sono chitarrista della band, e diciamo che è stato chiesto a Francesco appunto di scrivere questa autobiografia, essendo personale, ma in realtà lui avendo vissuto con noi come band e amici a partire dal 97, anno di fondazione della band, dunque abbiamo compiuto 18 anni a dicembre. Siamo diventati maggiorenni. Esatto, a dicembre. Siamo entrati già nel 19° anno della nostra carriera, appunto. E, diciamo che non è passato dal punk a Dio. È stato un percorso molto lungo, un percorso di momenti di grande bellezza, di grande fraternità, di condivisione, di gioia, perché suonavamo davvero un po' in tutta Europa, oltre che in Italia. Facevamo canzoni in inglese. Fino al 2007, appunto, dal 97 al 2007 abbiamo fatto 10 anni di dischi, di canzoni, di tournée cantando in lingua inglese. Poi nel 2007, alla fine di quell'anno, di tantissimi concerti, oltre 100 eventi in 12 paesi, dunque appunto non solo in Italia, siamo arrivati fino in Giappone, Francesco si era accorto che la nostra amicizia era diventata qualcosa di debole, qualcosa che stava perdendo la propria strada. La propria essenza. Esatto, la propria essenza, bravissimo, la propria essenza. Perché noi eravamo nati come una band di amici, e anche a causa degli eccessi, delle nostre divergenze, anche per il fatto che non ci parlavamo, era calato un po' il silenzio tra di noi, per cui non suonavamo più per amicizia e per amore per la musica, ma lo facevamo semplicemente perché di città in città vivevamo questo momento di successo. Per un secondo fine, esatto, che non era però qualcosa di bello, di positivo. E dunque era, appunto, si era dissolta l'essenza della band. Alla fine di quella tournée nel 2007 Francesco ha avuto una crisi, perché appunto gli era venuto a mancare il presupposto per l'esistenza appunto di questa band. E durante quell'inverno lui si è trovato in grande difficoltà, perché per l'anno successivo, cioè il 2008, la nostra etichetta discografica dell'epoca, si aspettava un nuovo disco. L'ispirazione però non gli veniva. Perché questo momento di grande tristezza, di grande sconforto per le sorti della band e per come eravamo noi, cioè non più degli amici, ma semplicemente delle persone che suonavano insieme, certo, gli aveva fatto mancare quella che era l'ispirazione per scrivere le nuove canzoni, perché Francesco è autore, certo, non solo cantante, ma anche autore dei brani, esatto. E la storia è molto lunga poi in realtà, però diciamo velocemente per chiudere, nel dicembre di quell'anno del 2007, la mamma di Francesco una sera, mentre si trovava a cena con i suoi genitori, gli propose di partecipare a un corso di evangelizzazione. Lui, che era un po' contrario a quelli che sono i dogmi della Chiesa, certo, quello che è il credo, diciamo, della Chiesa cattolica, l'ha presa un po' in giro dicendo, ma proprio parola testuale, ma dove mi mandi mamma? Cosa pensi che io vado in parrocchia per trovare la felicità? Io mi sto facendo tante domande per la mia vita, per il futuro che ho, che è piuttosto incerto, e dunque... Insomma, cioè non credo che andrò in parrocchia. Però poi quella sera una vocina dentro di lui gli disse: ma perché no? Perché non provi ad andare a vedere cosa succede? Ci andò, appunto partecipò a questo corso di evangelizzazione che durava 6 sere, e lì il suo cuore trovò molte risposte. Qua basta, c'è cioè il seguito, e lo trovate nella sala del certo. Diciamo tutto, esatto. Lo potete guardare su www.thesun.it. E trovate la nostra tournée, trovate i link a YouTube, c'è tutto quanto quello che vi serve. Tra l'altro il vostro è un percorso musicale incredibile, insomma siete molto seguiti non soltanto dalle vostre parti a quanto pare. Beh, diciamo che abbiamo fatto tournée in tutta Italia in questi anni, da quando abbiamo, diciamo, dopo che Francesco ha cambiato, non il libro è venuto dopo. Certo. Dopo che Francesco ha avuto questa crisi, a partire dal 2008-2009 siamo rinati, come band, come amici in primis, con una marcia in più però grazie un po' alla fede che ci ha riuniti, e abbiamo fatto 3 dischi in italiano, il primo Spiriti del Sole nel 2010 con Sony Music, il secondo nel 2012 si intitola Luce, e il terzo disco è questo, che
uscito. Eccolo qua, 2015, lo possiamo anche far vedere. Cuore aperto. Qui. Esatto, è un disco che parla davvero di come la vita possa rinnovarsi continuamente, di come insomma si possa vivere davvero con la mm-hmm. E per cui abbiamo questi tre dischi all'attivo, abbiamo fatto oltre 400 eventi in questi anni e dunque insomma siamo molto felici. La tournée prosegue. Siamo a Cerignola, ieri eravamo a Foggia. E domani ritorneremo a Roma, poi la settimana prossima saremo sabato saremo a Gorizia per un bel concerto. Insomma, venire qui in Puglia ci piace un sacco. Venire in Puglia ci piace un sacco. Invitateci. Speriamo di ritornare presto. Grazie ragazzi. Un bel saluto. Ciao, ciao, ciao. Fantastico, grazie mille. Grazie.